Giura, t'appartengo, Ambra, grande, dal 94. Allora, Carlotta chiede a Roberta, mi piacerebbe chiedere a Roberta se alcune canzoni che ha chiesto di poter cantare le è stato detto di no. Che dici, Roby? Ma no, in realtà tutte quelle che ho proposto le ho potute cantare, quindi mi hanno sempre accontentata. Avevo talmente rotto le scatole che alla fine sono stata accontentata in tutto. Che poi tu hai cantato Anna Oxa, hai cantato Mia Martini, sì. Hai cantato Mina, Ma che bontà, che so che è una canzone che tu detestavi, come me tra l'altro, non mi piaceva proprio. Sì, sì, non era proprio... Ma guarda, ma nemmeno l'originale mi piace, ma nemmeno l'originale, eh. Non so, capisco che televisivamente parlando sia un diciamo un numero da show, perché fa ridere, è carina, esatto. Cose, però boh. Poi voglio dire grazie Mia, perché Mia e Roberta, ti dicevo, abbiamo conquistato una Nonela Raiana e quindi siamo grandi, perché Mia dice: nonostante non sono mai stata fan di Nonela Rai, questa intervista è davvero molto molto interessante, merito della mia Roby. Grazie. Mi chiama Mia. Mia. Ciao Mia, grazie. Grande Roby, guarda, se riusciamo a non conquistare, a conquistare il pubblico che non seguiva il programma, vuol dire che sei una grande. Però io adesso voglio farti una domanda che riguarda l'attualità, perché non è la radio con Marco, parleremo anche di cinema, parleremo di tantissime cose. E due giorni fa si sono tenuti i Golden Globes, i premi che anticipano, se vogliamo, la cerimonia degli Oscar. Citiamo il miglior film drammatico, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Guillermo del Toro, miglior regista per La forma dell'acqua, miglior commedia Lady Bird, migliore miniserie, questa ve la voglio assolutamente consigliare, Big Little Lies con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, una bellissima miniserie. Il film d'animazione ha vinto Coco. Hai visto Coco al cinema, Roby? No, però l'hanno visto i miei figli e mio marito e mi hanno detto che è bellissimo. E anche mia nipote e anche mia sorella. Tra l'altro io so che la nostra Roby ha una passione per elfi e folletti, perché il suo film preferito è Il Signore degli Anelli. E poi, se abbiamo tempo, ma non credo, ma vediamo, non vi voglio svelare però qual è la sua sigla dei cartoni animati preferita. Però poi, sai, volevo dirti una cosa, c'è stata la cerimonia dei Golden Globes, si è caratterizzata per il fatto che quasi tutte le star avessero, le donne, avessero degli abiti scuri per sostenere Time's Up, questo movimento per sostenere le vittime, le donne vittime di abusi e di molestie. Poi ha fatto molto scalpore, ma anche in maniera molto positiva, il discorso di accettazione del premio speciale alla carriera Cecil DeMille di Oprah Winfrey, quasi un discorso presidenziale. C'è chi già dice che lei si potrebbe candidare alle presidenziali americane del 2020. Lei ha ricordato non solo la vittoria di Sidney Poitier nel 64, il primo nero che vinceva qualcosa di così importante, ma ovviamente ha detto di essere dalla parte di tutte le donne che hanno trovato il coraggio di dire la verità. E ha detto un'altra cosa molto importante, ha ricordato Racy Taylor, che è una donna che aveva 98 anni e che nel 44 è stata vittima di rapimento e di violenza sessuale da parte di 6 uomini bianchi, rimasti sempre impuniti. Oprah ha detto: è morta e ha vissuto però troppi anni, come tutti noi, in una cultura spezzata da uomini potenti e brutali. E per troppo tempo le donne non sono state credute e ora per questi uomini il tempo è scaduto. Io voglio chiedere a te, Roby, cosa ne pensi di questi fatti di attualità ormai da mesi, da casa Weinstein, ma anche a casi proprio anche delle nostre parti. Io ricordo anche un servizio di Nemo, di Rai 2, in cui c'erano alcune ex ragazze di Nonela Rai che hanno parlato di molestie, che poi le molestie possono essere verbali, non verbali, sempre molestie sono. Di ogni tipo, è ovvio, la molestia ci può essere di ogni tipo. E io non lo so, andrò un po' controcorrente, trovo un po' inutile denunciare una cosa successa tanti anni fa, adesso, solo seguendo l'onda. Però non riesco a giudicare chi l'ha fatto, perché può darsi che chi ha parlato adesso si sia vergognato in passato, o comunque, come dici te, l'uomo potente fa paura e quindi si sta zitti perché non si verrebbe creduti. Però non so, è ovvio che è capitato anche a me di aver ricevuto complimenti un po' più pesanti da una persona piuttosto che dall'altra, ma
A chi è che non è successo? La domanda mia, in tutto questo periodo, ho ascoltato tutto quello che è andato in onda in radio, in televisione, ho letto sui giornali, ma succede non solo nel mondo dello spettacolo, succede anche nella vita normale, succede a scuola, succede nel lavoro, negli uffici, alla posta. Una bella donna, anche se non è giusto, richiama un complimento, un apprezzamento, un commento pesante purtroppo da un certo tipo di uomini, ma questo fa parte di un, della vita normale. Io con questo non voglio dire che si deve sopportare e abbassare la testa, andare avanti, si può reagire sul momento. Io sono una di quelle persone che probabilmente avrebbe reagito sul momento, sono una di quelle persone che se mi avessero detto vieni nella camera, avrei scelto in quel momento se andare nella camera e sapere cosa avrei potuto aspettarmi da quell'azione, oppure di non entrare in quella camera. Adesso, dopo 25 anni, andare a dire sono entrata in una camera perché pensavo di fare il provino, onestamente mi scade un po', perché non, tu lo sai quando entri in una stanza di un albergo a cosa potresti andare incontro. Se vuoi farlo lo fai, se no scegli di non farlo e finisce lì. Ecco, io ho molto, ma molto rispetto per questa, opinione di Roberta, che è una presa di posizione che ti accomuna a tantissime donne che io nel mio quotidiano, nella mia vita, incontro e di cui con cui ho parlato di questo argomento. Quindi ti fa onore comunque questa tua opinione, che non segue, attenzione, perché a volte seguire la massa, amici, anche nelle battaglie, è importante, sì, seguire certe battaglie, ma dare sempre il proprio contributo a livello proprio intellettivo, mai seguire la massa solo, Altra considerazione, perdonami se ti interrompo, altra considerazione io do e altro peso ad altro tipo di molestie, cioè non sto parlando di violenze sessuali o d'altro, io sto parlando di un altro tipo di molestie, di quelle diciamo più leggere, di quelle di cui si è parlato per Asia Argento, o perché poi sono venute fuori altre cose. Altro discorso sono le violenze sessuali, quelle vere, e su quello sono pienamente d'accordo e dalla parte di chi è stato abusato, ma è tutto un altro discorso, tu capisci che sono due cose completamente separate, non si può fare tutto alle bon fascia. Assolutamente, assolutamente. Allora io nel frattempo io direi di stemperare comunque i discorsi, salutando Jenny, Pino Azzardo, Alberto, con Alberto che ti chiede una domanda, ti dice il ricordo più bello del periodo di Noi nella Rai e anche quello meno bello. Allora, il ricordo meno bello, ma sai che no? Ah, sai, il ricordo meno bello è stato quello di aver perso per un periodo i miei amici, i miei compagni di scuola di quando facevo il liceo artistico a Grosseto, e per un periodo ci siamo proprio persi. Mi ricordo che c'erano due o tre compagni di scuola, Alessandro, Emanuele, Mirko, che da Grosseto prendevano il treno, mi accompagnavano il lunedì a Roma, io dovevo fare le registrazioni alla diretta, diciamo, e poi riprendevano il treno e ritornavano a Grosseto. Poi ovviamente la vita porta a fare... No, ma pensare che io invece prendevo il mio trenino per andare a scuola e lei prendeva il treno da Grosseto, non solo per la scuola, ma anche per Noi nella Rai. Roby, un po' di invidia. Esatto. Prima lo prendevo per andare a Grosseto a scuola e dopo invece ho proseguito da Grosseto per andare a Roma a lavorare, vabbè, a lavorare tra virgolette perché era un gioco. Cioè. E quello più bello? Il ricordo più bello è aver conosciuto tanta gente che ancora mi vuole bene, perché io posso dire davvero di averla conosciuta nel vero senso della parola, perché non mi ricordo un giorno di essere uscita dagli studi e di non essermi fermata con i ragazzi e le ragazze che erano là davanti. Questo l'ho sempre avuto, la riconoscenza nei vostri confronti, perché io mi sono sempre sentita una di voi, presa a caso e messa là dentro, e quando uscivo ritornavo nella vita normale, stavo volentieri a parlare con i ragazzi e le ragazze, tanti li ho conosciuti, li ho frequentati e ancora li frequento, penso. E questo è la dimostrazione anche della tua enorme disponibilità ed umiltà. Ma attenzione, perché prima fuori onda mi diceva anche Roberta che uno dei momenti più belli del post Noi nella Rai è aver potuto conoscere Marco.
Sto scherzando. Adesso avrò gli haters che diranno: ma guarda questo cosa dice. Ma sto scherzando. Ma no, ma guarda, l'ho appena detto. Appunto. È stata un'opportunità unica potervi conoscere, poter conoscere anche te e avere la possibilità di scambiare le idee. Proprio frequentare le persone che ci guardavano al di là e sapere che di là, quando guardavo la telecamera, c'erano tante persone che conoscevo. Allora adesso Roby, ormai i tuoi bambini so che mi vorranno molto bene, ma sono le 22 e siamo in chiusura. Attenzione, perché Roby ha un idolo musicale, sì, Fiorella Mannoia, sì, le piace tantissimo la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana, sì, tutto vero. Ma io e Roby abbiamo un idolo musicale in comune, che è... Sì, Marco Mengoni! Marchino Mengoni, allora ascoltiamoci Esseri Umani! Una delle canzoni preferite della nostra Roberta Ghinazzi Modigliani, Esseri Umani di Marco Mengoni. Roby, quanto ti piace Marco? Da 1 a 10? Da 1 a 10, sì. 100.000. Ma lo sai che c'è stato... È trasparente, è una persona umile, è buono, è bello dentro, si vede, no? Si sente anche. Ma poi io mi ricordo, ho comprato un CD che sembrava quasi scritto da me, sembravano le mie esperienze. Grandissimo Marco. Io voglio salutare Samuel, sai chi è Samuel, Roby? Samuel è il ragazzo che ti ha intervistato in collegamento anche con me un anno e mezzo fa. Quindi Samuel J. Morris, che lui va in onda il martedì e il sabato con il suo Wondersam, la magia della musica, e tra l'altro io mando anche spesso gli spot che io gli ho fatto, perché lui è molto bravo, molto bravo, è un cantautore, quindi comprate Samuel Sonic, che è il suo album. Ora ci stiamo per salutare, perché mancano pochissimi minuti, poi darò la linea a Pino Azzardo, saluto tutti quelli che sono stati in chat. E allora Roby mi ha detto abbiamo parlato di tantissime cose con Roberta, e di questo veramente io ti voglio ringraziare tantissimo. Grazie a voi, grazie a te in prima persona, perché mi hai contattata tu, e sono onorata di aver preso parte alla prima puntata del tuo primo programma radiofonico. Ti faccio tanti in bocca al lupo e anche tanti complimenti, perché devo dire che non sembra la prima volta. Grazie mille. E ti ringrazio per il tempo che mi ha dedicato, saluto tutti, voglio ricordare la mia pagina su Facebook, il mio profilo Instagram, se volete seguitemi, cioè Roberta Ghinazzi Modigliani. Certo. Poi voglio ricordare, se volete andate a vedere il mio video L'amore è uguale per tutti, e anche se volete scaricarlo in varie versioni. Tra l'altro io e Sam, cara Roby, perché Roby ora fa l'imprenditrice, la mamma, eccetera, ma canta ancora, e L'amore è uguale per tutti è stato uno dei brani che io e Samuel nei nostri programmi da un anno e mezzo abbiamo mandato molto, ma molto spesso, e io l'avevo mandato anche in rotazione automatica nella web radio cui collaboravo prima, perché Roberta merita il successo e merita tutta l'attenzione che deve avere una ragazza così umile e disponibile. Grazie Roby, grazie ancora. Grazie mille, grazie a tutti, grazie Mark, e un bacione, a presto, in bocca al lupo. Io vi auguro ragazzi una buonissima serata, grazie ancora a tutti quelli che mi hanno seguito, grazie ancora a Roberta. Non è la radio, torna in diretta il prossimo mercoledì alle 21, e io vi aspetto anche per Top of the Charts, le classifiche internazionali, domenica alle 12. Ragazzi, buona serata, ciao a tutti. Beh, non è la radio con Mark. Se vuoi ascoltare buona musica, allora l'hai trovata. Questa è Radio Free Station.